Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa. Super Stardust, a prescindere da quale versione abbiate fra le mani, è un capolavoro. La cosa più saggia da fare, quindi, sarebbe chiudere questo video, correre a comprarlo e giocare. Perché diciamocelo, nonostante l'evoluzione incredibile del media videoludico nel corso degli anni, alla base, ciò che ci diverte, il fondamento stesso dell'essere videogioco, è sempre la stessa cosa. Qualcuno da distruggere e un punteggio da battere. Super Stardust Ultra VR è la riedizione del porting del gioco originale uscito nel 2007 per PS3. Non aspettatevi perciò quali novità. Certo, ora abbiamo l'effetto wow del visore, possiamo avvicinarci al titolo fluttuante nello spazio, possiamo perderci nelle meraviglie di un cosmo a bassa definizione. Durante le partite ci sono cose che schizzano direttamente nei nostri occhi. E c'è, ovviamente, anche una nuova modalità studiata appositamente per il visore, ma di ciò parleremo dopo. Del visore, però, ce ne frega assai poco, perché la modalità classica è fenomenale. È un po' Asteroids, un po' Geometry Wars, controllo ormai canonico con le due leve analogiche, la sinistra muove la navicella, la destra direziona la linea di tiro. Nella modalità arcade, quella principale, dobbiamo ripulire l'atmosfera di una serie di pianeti da ondate di asteroidi e nemici, avendo a nostra disposizione tre tipi diversi di laser che hanno un'efficacia diversa sui diversi tipi di roccia che ci precipitano addosso. Ondata dopo ondata raccogliamo power-up per le armi, bombe, vite e scudi, e ogni partita regala una soddisfacente sensazione di crescita. È proprio questa, a mio avviso, la grandezza del gioco, il perfetto bilanciamento di crescita, difficoltà, sistema di punteggio e moltiplicatori. Ah, 10 per! 10 per! Ah! Cioè, dicevo, bilanciamento, che fa sì che il gioco sia perfettamente godibile a lungo anche a chi non possiede pollici da cavaliere Jedi. E vedere appunto che i propri punteggi migliorano partita dopo partita, senza arrivare a quella fase di stallo tipica di giochi simili, spinge ad andare avanti e tiene in vita il divertimento. E il visore? E che me ne faccio del visore? Effettivamente, data la lunghezza delle sessioni di gioco, partite possono durare anche 2-3 ore, giocare col visore può faticare, ma allo stesso tempo permette di ottenere quell'isolamento completo che garantisce una concentrazione massima. Personalmente col visore ho raggiunto punteggi ben più alti di quanto abbia mai fatto con le versioni precedenti. E non credo sia un caso. Poi c'è anche la modalità in prima persona. A bordo di una navicella possiamo girare sulla superficie e far fuori i nemici a 360 gradi. Si tratta di un'introduzione carina ed interessante, realizzata anche molto bene. Ma tanto non ci giocherete perché la modalità arcade è troppo figa. E ragazzi, lo sentite, lo sapete, questa è la volta buona. È arrivato il vostro momento per guadagnarvi finalmente il vostro ambito posto in classifica. E se non è questa la volta, beh, sarà la prossima.